Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buon giovedì a tutti. Aspetta, sto facendo una retro. C'è freschino stamattina, sono in maniche corte, ma ieri sera qua ha fatto un temporale, adesso c'è una giornata bellissima di sole, però c'è un po' freschino. Tu dici, ma che cazzo me ne frega? Per dirvi una cosa diversa. Allora, ragazzi, la nostra amata Juventus vince la Coppa Italia. Che dire della partita? Allora, sorpreso che ha vinto la Coppa Italia? Sì, sono sorpreso, anche se non davo nulla per scontato. Sono sorpreso perché ovviamente deve giocare a Bergamo contro l'Atalanta che gioca a calcio, che gioca bene a calcio, che è seconda in campionato, che ormai è una realtà del calcio italiano, almeno negli ultimi 2 o 3 anni è una realtà del calcio italiano, quindi è stata una bella soddisfazione, tra virgolette, senza montarsi la testa e senza niente di eclatante, però insomma hai vinto una bella partita, per me anche meritata, anche se il primo tempo devo dire che l'Atalanta poteva fare, beh, i primi 4 minuti poteva fare 2 gol. Poi durante il primo tempo, secondo me, meglio l'Atalanta. Non ha concretizzato le azioni da gol che gli sono capitate, mentre la Juventus gli è capitata un'azione, barra due, ha fatto gol. Poi loro hanno pareggiato su una minchiata di Danilo. E poi nel secondo tempo, la Juventus, una Juventus umile, una Juventus provinciale, una Juventus che unita, compatta, è riuscita a portare a casa la vittoria. Mi è piaciuta la Juventus nel secondo tempo. Mi è piaciuto per l'aggressività che ha avuto, per l'intelligenza, per l'umiltà, per la tenacia. Mi è piaciuta. Nel secondo tempo, ragazzi, ieri posso dire che ho visto una Juventus dopo tanto tempo che mi è piaciuta. Quindi, dopo aver vinto la Supercoppa Europea, aver vinto la Coppa Italia, come da ormai 3-4 mesi si parla di mercato, si parla di allenatori, io avevo detto anche qualche notizia di contatti della Juventus che ha preso, ci sono state telefonate, eccetera, eccetera. Però io sono circa 4 mesi, 3-4 mesi, che vi dico, ragazzi, ma in un'annata così disastrosa, se la Juventus non è quello che vorrei io, attenzione, io ho detto però queste parole, in un'annata disastrosa, ha vinto la Supercoppa. Io ho sempre detto, ma se la Juventus dovesse sfigatamente per gli altri vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la Champions, adesso vediamo perché la partita cruciale è domenica. Ragionando, sempre detto, ragionando con la testa di Agnelli, perché devo cambiare l'allenatore? Allora, uno è questo, però io poi dentro di me dico, boh, vabbè, però se questi non vanno in Champions, e dicevo anche il contrario, se non vanno in Champions, ho vinto con la Coppa Italia e cos, perché devo cambiare l'allenatore se ormai Pirlo ha fatto la gavetta e magari compro due o tre giocatori che
vuole Pirlo, ragionando sempre con la testa di Agnelli. Io adesso vi dico una cosa, però. Io ieri sera dico l'impressione che ho avuto per l'Unione. Io ho visto uno spogliatoio unito, ho visto giocatori veramente abbracciarsi con Pirlo, ma anche Dybala, persino Dybala. Quindi Dybala ieri è stato fuori per scelta tecnica, domenica scorsa è stato fuori per scelta tecnica e tante altre volte dopo che è rientrato all'infortunio o prima che si infortunasse, no? E a me mi dà il senso, l'ho detto ieri sera in live, mi dà come l'impressione, il mio pensiero, che Ronaldo va via e Dybala resta. E magari dopo va via Ronaldo, Dybala e Pirlo, eh? E c'ho questa cosa qua che mi sa che il ragionamento che ho fatto io, ragionando con quello che poteva pensare Agnelli o Elkan, potrebbe andare in porto, perché questa è la fine. Se domenica si vanno a qualificare, dico ok, Pirlo ha fatto le cazzate, ha fatto tutto quello che volete, annata bruttissima, disastrosa, però un'annata che ti sei qualificato quarto, terzo, quello adesso dipenderà dalla classifica come arriva. In più hai vinto Supercoppa e Coppa Italia. E allora lì non lo so quello che penseranno. Io spero che arrivi Zidane, che arrivi Klopp, che arrivi Guardiola, che arrivi, per l'amor di Dio. Però attenzione che questo pensiero può andare in porto. E non l'abbiamo mai escluso. Non l'abbiamo mai escluso. Mai. Anzi, proprio sottoscritto, poi ve l'ha detto più di una volta, insieme a Luca Totti, siamo stati forse gli unici due che hanno detto attenzione, attenzione, attenzione. Quindi, tralasciando queste cose qua che si vedranno da lunedì, perché adesso testa Bologna, bisogna battere il Bologna e l'Atalanta, se non vuol perdere ulteriori 10 milioni, deve vincere o pareggiare col Milan, perché poi noi andremo fuori dalla Champions, ma se l'Atalanta perde o pareggia, no, se l'Atalanta perde, perde 10 milioni di euro la società, quindi, e sappiamo bene che con 10 milioni di euro l'Atalanta ci paga quasi tutto l'anno di stipendi a tutti, no, a tutti no, però insomma ne paga buona parte. Quindi loro vogliono consolidare il secondo posto, sta tutto nelle loro mani. Sono sicuri già di andare in Champions, però ripeto, qui ballano 10 milioni di euro, quindi adesso non pensiamo al mercato, concentriamoci sulla partita di Bologna, ennesimo trofeo portato in bacheca. Ho sentito qualche video di qualche interista che ha detto la Coppa Italia è la coppa per chi non ha ambizioni, per gli sfigati, per co, no? E magari l'Inter in questi 10 anni l'avesse vinta qualche Coppa Italia, magari ci sarebbe stata qualche annata che sarebbe andato un po' meglio, no? Voi 10 anni non avete vinto neanche quella, quindi la predica dagli interisti, perché noi abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, anche no. Capisco che vi brucia il culo, perché se la Juve ieri perdeva la Coppa Italia sarebbe diventata questa la Coppa del Mondo, e allora ci sareste venuti a insultare come di vostro solito fare. Ma ieri sera ho visto che dopo che la Juventus ha vinto la Coppa Italia anche il tubo si è un po' svuotato, no? E ieri sera erano stanchi, sono andati un po' tutti a letto. Che si vinca, che si perda, forza Juve, Inter, merda, testa domenica, bisogna andare in Champions, e da lunedì, secondo me, ne vedremo delle belle nel mercato e in tutto. Però attenzione, attenzione.
attenzione, ho visto tanta unione, l'unico che vedo un po' staccato dal gruppo è Cristiano Ronaldo, quindi meditate gente, meditate. Buon giovedì a tutti, buona giornata a tutti, buon lavoro a tutti e ci si vede presto. Ciao ragazzi, ciao ciao, buona giornata.